Ciao a tutti, voglio leggervi un brano dal mio portfolio alpino. È una raccolta di profili di uomini, scrittori, alpinisti che hanno amato tanto la nostra letteratura, la nostra storia, la nostra montagna. E il passo che voglio ricordare, tra gli altri, qui abbiamo un capitolo dedicato a Dino Buzzati, uno a Primo Levi, uno a Nuto Revelli e Massimo Mila, ma voglio leggervi un brano da Mario Rigoni Stern. Ecco, lui si era iscritto a un corso sciatori e rocciatori alla fine del 1938 e il primo luogo dove lo inviarono fu la Val Formazza. È una valle molto fredda delle montagne piemontesi e davvero è un luogo allora rinomato perché gli spostamenti turistici avvenivano a breve distanza, quindi da Milano si pensava di andare in Val Formazza, ecco, non tanto a Courmayeur. E quindi c'era questo albergo accanto alla cascata del Toce, rinomato, e però gli alpini erano in un cocuzzolo assolutamente sbattuto dai venti, dalle bufere, e stazionavano lì in delle baracche assolutamente disagiate, dove poco tempo prima erano stati gli operai che lavoravano alla diga del lago Muraschio. Queste grandi dighe sono state costruite per ingabbiare le acque e fornire energia elettrica. Vado a leggere. La notte del 31 dicembre del 1938, un giovane alpino venne colpito da un'indomabile crisi di nervi, tanto da dover essere legato a una branda. Forse mal di montagna, forse malessere causato da isolamento e paura. Nel pieno di una bufera di neve, Rigoni e Arno dovettero scendere, legati uno all'altro, sino all'albergo Toce per chiedere aiuto. L'arrivo di quei due alpini, stravolti dalla stanchezza e imbiancati di neve, fu una sorpresa inaspettata per i ricchi villeggianti che festeggiavano l'arrivo del nuovo anno. Con loro entrò nel salone illuminato una folata di vento che fece dondolare i lampadari. L'orchestra e i danzanti si fermarono di colpo. I due tornarono indietro con un tenente medico, l'alpino venne salvato, sedato e il giorno dopo fu rispedito al suo paese d'origine. Ecco, si può immaginare l'arrivo di questi due ragazzotti alpini imbacuccati, coperti di neve in questo salone illuminato a festa. Quell'alpino si salvò, Rigoni poi passò tante, tante avventure, tragedie di guerra e uscito dal lager dopo 20 mesi che subì per aver avuto il coraggio di dire no, per essersi rifiutato di aderire alla Repubblica di Mussolini, tornato, cercò notizie di Arno, questo suo commilitone, anche lui iscritto al corso, una ex guida della provincia di Bolzano, ma ebbe bruttissime notizie. Nel 1943 lui, guida sudtirolese, si era rifiutata di entrare nella Wehrmacht, quindi di aderire alla dittatura di Hitler, e fu ucciso a bastonate da alcuni, non so se chiamarli uomini, da alcuni SS, e quindi Mario non lo poté riabbracciare.